Trasferta oltre confine per il terzo appuntamento dello spumeggiante Mini Challenge che nell'ambito del quarto ACI Racing Weekend ha portato il suo carico di agonismo ed emozioni in Austria, in mezzo ai verdi boschi della Stiria in quel leggendario Red Bull Ring. Due gare, due sorprese e tanti colpi di scena sui saliscendi del tracciato austriaco. In gara 1 il deciso ritorno del laziale Ivan Tramontozzi, mentre gara 2 si tinge di rosa con la brillante vittoria di Francesca Linossi. Il giovane pilota di Priverno, in forza alla Dynamic Promo Drive, si fa immediatamente sentire sulla Mini Cooper quando si infiamma la battaglia con il pilota umbro di 60 Race by Progetto Eventi, Nicola Crocioni. Tra i due nessuna esclusione di colpi nei limiti della correttezza sin dal via. Ringrazio il team che mi hanno ospitato per questa gara. È stata una gara bellissima, ho tenuto il mio passo dall'inizio alla fine e sono contento per questa vittoria. Sono contento, sì, sono contento e per due motivi, perché lo diciamo ieri, vengo dallo zero dell'Austria, perché Zeltenweg avevo un bel ricordo già 20 anni fa con un'altra categoria e perché per il campionato, vedendo anche i miei diretti avversari, diciamo un po' la sfortuna di Francia Corte in qualche maniera si è un po' equilibrata, quindi sono contento, assolutamente. Terzo gradino per il veneto di Eurokart Samuele Baldan, che già nella giornata di prove ufficiali aveva anticipato l'intenzione e la convinzione di realizzare buoni numeri e finalmente il risultato consistente è arrivato. Impeccabile Francesca Linossi, che ha chiuso a ridosso del podio. La Lady Bresciana di Tullo Pezzo by Dynamic Promo Drive non ha mai mollato, anche se dietro di lei non sono mancate le sfide a tutto campo. Quinto posto per il romano di Leone Motorsport, Matteo Leone, davanti ad un ottimo Gianluca Carboni, altro portacolori di 360 Race, molto incisivo in Austria. Alla fine di una lunga battaglia a fasi alterne, la settima posizione è andata al siciliano Salvatore Tavano della Scuderia Giudici, che con i suoi attacchi ha fatto perdere terreno al giovane veneto Alessandro Tolfo della Roal Motorsport, che partiva dalla seconda fila. Al nono posto, altro protagonista, il romano di Mini Roma by Progetto Eventi, Lorenzo Niccoli, che non si è risparmiato durante gli appassionanti 25 minuti più un giro di gara. Top 10 chiusa dal toscano Luca Gori, il portacolori della Fratelli Gori FC Motorsport, che ha preso un buon ritmo sulla pista austriaca. Bagare e conseguente contatto nei primi giri tra l'altra Lady Stefania Grassetto, Nicola Lando e Petriccioni. Solo tredicesimo il leader della serie Nicola Baldan, costretto a rientrare ai box da un manicotto sfilato. Meno fortunato Gianluca Calcagni, per cui si sono acuiti i problemi al propulsore accusati in prova. Una gara 2 davvero mozzafiato, dove le sempre frizzanti Mini Cooper S si sono date battaglia sin dal primo giro, con la griglia formata dall'inversione dei primi 8 arrivati di gara 1 ad aprire le danze in prima fila il giovane Alessandro Tolfo e il siciliano Salvatore Tavano, seconda fila per Leone e Carboni. Corsa al femminile, dove la vincitrice e protagonista indiscussa è stata Francesca Linossi, portacolori della Tullo Pezzo by Dynamic Promo Drive, scattata dalla terza fila dopo il quarto posto di gara 1. Grinta ragionata quella della Lady Bresciana, che ha dato il meglio di sé sin dai primi giri, sorpassando prima il viterbese Gianluca Carboni, ma è dal settimo giro che i giochi si sono delineati, quando Francesca ha scavalcato l'arrembante veneto Alessandro Tolfo e l'esperto Salvatore Tavano, aumentando notevolmente il distacco da tutti gli altri. Tolfo perde terreno dopo un attacco di Samuele Baldan, che si porta dietro con sé le mini guidate da Mercatali, compagno di Ivan Tramontozzi, e dal romano Lorenzo Niccoli. Così Tavano ha la strada spianata verso il secondo posto. Nella sfrenata lotta non demorde nemmeno un momento Nicola Crocioni, il pilota di 360 Race by Progetto Eventi, che dimostra nuovamente la voglia di prendere punti in chiave campionato, occupando il terzo gradino del podio. In gara 2 direi che è andata ancora meglio, partivo dalla quinta posizione, sono riuscita finalmente a vincere la prima vera gara, devo essere sincera, la prima volta che corro da sola e che riesco a ottenere una vittoria. È stata davvero soddisfacente, visto che comunque il circuito non lo conoscevo, quindi devo dire che mi sono trovata subito bene, sono andata bene tutto il weekend tranne nelle qualifiche, quindi sono davvero soddisfatta. Una gara che abbiamo combattuto con i primi due. Alla fine siamo riusciti a chiudere i secondi, comunque abbiamo da lavorare ancora un pochino perché facciamo un po' di fatica, soprattutto all'inizio, stare insieme agli altri.
A classificarsi tra i primi 10 in pista anche il veneto Nicola Baldan, settima posizione per il leader di campionato, ottavo posto per l'altro pilota capitolino Matteo Leone e nona meritatissima posizione per il toscano Luca Gori. A chiudere in bellezza proprio l'altra donna in gara, Stefania Grassetto, dopo lo stop in gara 1.